una scuola per le bombe, ho letto. E poi quello che più mi ha fatto male è un'imbecillità storica. Questo è stato per me il momento cruciale per cui ho detto, vabbè, allora, qualunque cosa io andrò a dire, io sarò un imbecille e un ignorante. Ma mi sa che qui chi ignora, forse, è l'autore di questo articolo. Io non posso parlare, devo far parlare altri. Facciamo parlare le persone serie, quelle ex cattedra. Allora cominciamo col dire che noi dovremmo superare questi preconcetti e ce lo ricorda Mauro Mucci nel 1849. Lo storico deve essere giusto. La giustizia dello storico deve essere una limpida fonte di morale, perché la storia è il codice sociale dei posteri, perché questo codice è il patrimonio delle generazioni future. Non credo che negli ultimi 150 anni, e molte delle cose che lei ci ha fatto vedere ce lo dimostrano, la storia sia stata giusta. Parlando di Ferdinando II, dice testualmente: riordinò l'amministrazione, curò il benessere del paese, diminuì le imposte, promosse l'industria in modo che la Napoli industriale di allora è potuta apparire a qualche economista non inferiore alle città del Settentrione e alla stessa Milano. Agevolò il commercio, fu perfino lodato dal Peel, un altro inglese, nel Parlamento inglese, per provvedimenti liberistici, è questo tiranno, e permise via via la rientrata degli esuli. Allora, se oggi dicessimo di questo esperimento, di un no politico, di un tuo collega, che riordina l'amministrazione, agevola il commercio, è tutto quello che lui scrive, che cosa dovremmo fare? Lo faremo santo subito, io l'ho scritto in un articolo, lo faremmo santo subito. E invece niente, qua si dice che è stato un tiranno, è stato un despota, un uomo feroce. Ma tutto questo, le dicevo, non conta, perché poi subito dopo, perché sennò mi accusano di dire le cose che interessano me e poi non andare oltre, però subito dopo lui croce dice: l'altra avvertenza è che la buona amministrazione è ottima cosa. È una storia dell'amministrazione e dell'economia del Regno di Napoli sotto i Borboni alla sua importanza. E in essa accadrà di dover non biasimare soltanto, ma anche incomiare. E questo dice Benedetto Croce, non Giovanni Pedro, né Simone nessuno. E non incomiare solo l'amministrazione di Ferdinando II, ma anche talune parti di quella della prima restaurazione o della seconda restaurazione. E allora come si fa a scrivere, scusate, che scrive qua? Che la peggiore dinastia, qua è stato scritto dal professore, che è stata la peggiore delle dinastie. Quindi non si trova d'accordo nemmeno con Benedetto Croce. Però Benedetto Croce poi sapete che cosa conclude, eh? Quando si riferisce al fatto che a Ferdinando era stata offerta la corona di re d'Italia, e lui lo ricorda sul letto di morte questo, lui dice: ma in effetti era cosa impossibile che diventasse re d'Italia, perché l'Italia meridionale, per le sue condizioni sociali ed economiche, per la sua postura geografica, per la sua storia stessa, non possedeva la forza, l'autorità e la capacità di dirigere l'opera dell'unificazione. Ecco, allora stamattina io sentivo un esponente della Lega che giustamente dice: voi siete un fardello, voi non siete pure a niente, non siete capaci di niente.
condannati, a parecchie persone venivano condannate alla pena di morte, immediatamente il re li graziava. Però nemmeno questo andava, io non ve lo leggo tutto, se no vi annoio. Però nemmeno questo andava bene. Sapete perché? Perché ci ricorda Angelo Proferio, uno storico piemontese del 1849, che in Piemonte, nello stesso periodo, alcuni cospitatori venivano sottoposti ad atroci torture. Tant'è che uno di essi, Jacopo Ruffini, per non fare rivelazione ai suoi carnefici, si svelò in carcere. E Capice Latre scrive: in quell'anno in Piemonte furono pronunciate 27 condanne a morte, tutte eseguite, e in tale circostanza, cioè quando Ferdinando emana questo editto, Carlo Alberto, suo lontano parente, gli scriveva consigliando identiche misure. Ferdinando, stai allargando un po' troppo con queste, con tutte queste riduzioni di pene. Che fai? Io condanno a morte e tu riduci. E quindi lo esorta a non concedere più grazie. Carlo Alberto, padre del famoso statuto albertino, padre della patria, insieme al figlio Vittorio Emanuele II. Opere pubbliche, strade. Nel 1828 nel nostro regno c'erano 1500 miglia di strade. Nel 1855, quindi 1200, 4500, quadruplicate. Costate ben 14 milioni di ducati. Opere pubbliche. Qua vengono enunciate e mai fatte. La nostra strada, ecco quando si dice la grandezza di questo re, percorriamo la Vietri Amalfi e ogni volta che la percorriamo ricordiamoci che prima di Ferdinando II da Amalfi si andava a Vietri per via mare ed è lui che in 11 anni in quelle zone così impervie, in 11 anni fa costruire questa famosissima e bellissima strada invidiataci da tutto il mondo e al prezzo di 160.000 ducati, la metà dell'appannaggio che lui si è ridotto. Poi fa costruire la costiera sorrentina subito dopo, il famoso ponte su Garigliano, prima in Europa e in Italia per le catene perché sospeso. La famosa ferrovia, 1939, Napoli-Nocera, Napoli-Portici, attenzione, anche qui hanno avuto da ridire gli storici, perché quello era un giocattolo, era un giocattolino che doveva servire al Borbone, a Ferdinando, per portarsi alla sua reggia, però dimenticandosi che nel 1943 lui fa costruire la Napoli-Capua, nel 1954 la Napoli-Brindisi, la Salerno-Taranto e nel 55 hanno inizio i lavori per la costruzione della strada ferrata Napoli-Roma che si doveva ricongiungere poi a Bologna e quindi in Lombardia e da qui al Piemonte e per poi congiungersi in Francia e in Germania. Brindisi. A Brindisi si moriva, la popolazione che era di circa 6.000 persone correva il rischio di essere completamente estinta a causa delle malattie, della malaria. Dal momento in cui quella zona fu bonificata non ci sono state più morti. Professore Pesce, mi permetto di ricordare la rettifica del fiume Sarno. Nel 1629 il conte di Celano aveva messo delle barriere perché doveva portare l'acqua del fiume ai suoi mulini. E questa controversia è andata avanti per anni e anni e anni. Quando fu risolta? Nel 1843, quando le acque diventarono di uso comune, il fiume venne appunto rettificato. Bacino inferiore del fiume Volturno. Voglio solo citare i dati di questa tabella, a proposito del tasso. Sono fatti, questa è un'opera di Giacomo Savarese, non voglio citare Francesco Saverio Nitti perché già l'ha fatto il presidente. Allora vi cito Giacomo Savarese, le finanze napoletane e le finanze piemontesi, dal 1848 al 1860, questi che ci hanno fatto la grande grazia di liberarci dai Borboni. Allora,
Che cosa è successo in Piemonte? Aumento del prezzo dei tabacchi, aumento del prezzo della polvere da sparo, piombo e pallini da calcio, tasse per peso e misura, diritto di esportazione sulla paglia, fine d'avena, aumento del 33% sul prezzo della carta bollata, aumento del 5% sui diritti di insinuazione, tassa sulle fabbriche, tassa sulle mani morte, tassa sulle successioni, tassa sull'industria, tassa sulle pensioni, tassa sulle donazioni, aumento dell'imposta sul consumo delle carni, pelli, acquavite e birra, aumento dell'imposta personale, tassa sulle vetture, tassa sulle società industriali, aumento di tassa sull'industria. Ed è ancora lunga la cosa, io non mi voglio annoiare. Questo dal 1 febbraio 1850, questa è la data della legge, dal 1850 al 13 febbraio 1856. È lunghissima l'elenco delle tasse che dovettero pagare i piemontesi. Sapete quanti aumenti di tasse ci furono nel Regno di Napoli? Zero. Grazie.